Milano, una città che pulsa di vita, moda e ambizione. Le sue strade sono piene di energia, con persone che corrono da un appuntamento all'altro e negozi di alta moda che attirano clienti da tutto il mondo. Eppure, sotto la superficie scintillante, si cela un'ombra. Un'ombra che molti preferiscono ignorare, ma che è impossibile da negare. Giulia Salemi, un volto familiare, un faro di energia e gioia, rivela una verità agghiacciante. La paura. Una paura che non si vede nelle vetrine dei negozi o nei caffè affollati, ma che è palpabile nelle strade meno illuminate. Una paura che le attanaglia il cuore ogni volta che si avventura da sola per le strade di Milano. Ogni passo è accompagnato da un senso di allerta. Ogni ombra sembra nascondere un pericolo. Le sue parole, crude e sincere, scuotono la città. Parlare apertamente di questa paura è un atto di coraggio, un grido che non può essere ignorato. Improvvisamente, Milano è costretta a confrontarsi con una realtà scomoda. Una realtà che molti preferirebbero non vedere, ma che è impossibile da ignorare quando viene messa sotto i riflettori. Non possiamo più ignorare la vulnerabilità che le donne affrontano tra noi. Ogni donna ha una storia, un'esperienza che riflette una paura comune. La paura di Giulia diventa un tremito condiviso, una sveglia che risuona ben oltre il suo feed sui social media. È un richiamo all'azione, un invito a rendere Milano una città più sicura per tutti. La città, con le sue luci scintillanti e la sua energia vibrante, deve ora affrontare questa sfida con la stessa determinazione con cui affronta ogni altra. Inizia in modo semplice. La città di Milano, con le sue strade affollate e il suo skyline iconico, sembra tranquilla e serena. Giulia, telefono in mano, si rivolge direttamente ai suoi follower. Con un gesto familiare inizia a parlare, ma questa volta il tono è diverso. La sua solita aria spumeggiante è sparita, sostituita da una palpabile ansia. I suoi occhi tradiscono una preoccupazione profonda, un'ombra di paura che non può nascondere. Parla della sua paura. La sua voce trema leggermente. Ogni parola è carica di emozione. Ogni frase un grido di aiuto. Ogni ritorno a casa a piedi, una camminata sul filo del rasoio. Le strade che una volta conosceva bene, ora sembrano piene di insidie. Descrive il continuo guardarsi alle spalle, la sensazione di occhi puntati addosso. Ogni passo è accompagnato da un senso di allerta costante. La paura di essere seguita. Ogni ombra, ogni rumore, diventa una minaccia potenziale. La consapevolezza di essere un bersaglio facile. La vulnerabilità che sente è quasi tangibile, un peso che porta con sé ogni giorno. Le sue parole, schiette e non filtrate, dipingono un ritratto agghiacciante di vulnerabilità. Ogni frase è un pezzo del puzzle della sua esperienza, un frammento della sua realtà. Milano ascolta, rapita e turbata. La città, con il suo ritmo frenetico, si ferma per un momento, colpita dalla cruda realtà delle parole di Giulia. La sua storia risuona, un eco di paura e speranza. Piccoli piaceri, dati per scontati da molti, diventano carichi di ansia per Giulia. Una rapida capatina al negozio, una corsa al parco. Queste attività quotidiane si trasformano in rischi calcolati. Ogni passo è misurato, ogni passante una potenziale minaccia. Il peso delle sue chiavi strette tra le dita offre ben poco conforto. La sua storia, purtroppo, non è unica. È un'esperienza condivisa, sussurrata tra donne a bassa voce. La vulnerabilità di Giulia scatena una tempesta di reazioni. Sui social media, una città trova la sua voce. Messaggi di sostegno si riversano. Un coro di solidarietà si leva incontro alla sua paura. Le donne condividono le proprie esperienze, le loro storie che riecheggiano quella di Giulia. Eppure, ci sono voci fuori dal coro. Alcuni liquidano le sue paure come esagerate, una trovata pubblicitaria. Altri la accusano di dipingere Milano come una città pericolosa. Il dibattito infuria, un duro promemoria della complessa realtà che ci troviamo ad affrontare.
La storia di Giulia non è solo sua. È una narrazione condivisa, intessuta nel tessuto della vita di innumerevoli donne. In tutta Milano, e in effetti in tutto il mondo, le donne si muovono in un paesaggio disseminato di potenziali pericoli. La paura di camminare da sole di notte, la costante minaccia di molestie, la consapevolezza che i loro corpi sono visti come vulnerabili, come bersagli. Queste ansie sono un pesante fardello da portare, un duro promemoria della disuguaglianza che persiste. Dalle strade affollate di Milano agli angoli più silenziosi del mondo, la violenza contro le donne getta una lunga ombra. La storia di Giulia è un doloroso promemoria di questa epidemia globale. Le statistiche sono sconcertanti, le storie strazianti. Ogni giorno le donne subiscono violenza, molestie e abusi. È una crisi che richiede la nostra attenzione, la nostra indignazione e il nostro impegno incrollabile per il cambiamento. Sulla scia del video di Giulia, Milano si trova a un bivio. La città, nota per la sua bellezza e vivacità, deve ora affrontare il suo lato oscuro. La conversazione è iniziata e la richiesta di cambiamento è impossibile da ignorare. Politici, attivisti e cittadini chiedono a gran voce un intervento. Maggiore presenza della polizia, migliore illuminazione delle strade e campagne di sensibilizzazione pubblica sono solo alcune delle soluzioni proposte. Creare una Milano più sicura per le donne richiede un approccio su più fronti. Aumentare l'illuminazione negli spazi pubblici è fondamentale, eliminando le ombre che alimentano la paura. I corsi di autodifesa possono rendere le donne più forti e fornire loro le competenze per proteggersi. Ma la soluzione va oltre le misure fisiche. Dobbiamo cambiare la cultura che perpetua la violenza contro le donne. L'educazione e le campagne di sensibilizzazione sono vitali, sfidando gli atteggiamenti dannosi e promuovendo il rispetto. La responsabilità di creare una città più sicura non ricade solo sulle spalle delle autorità locali. È una responsabilità collettiva, un impegno condiviso che ci lega come cittadini di questa comunità. Gli uomini, in particolare, hanno un ruolo cruciale e significativo da svolgere. Sfidando gli atteggiamenti e i comportamenti misogini e inappropriati, difendendo i diritti delle donne e delle ragazze, possono diventare potenti alleati nella lotta per l'uguaglianza e la sicurezza per tutti. Il video di Giulia Salemi, nato dalla paura e dalla vulnerabilità, ha acceso una scintilla. Una scintilla che ha illuminato le strade buie della città, portando alla luce storie nascoste e voci soffocate. Ha innescato una conversazione, un movimento che chiede una Milano più sicura per tutte le donne. Le strade si sono riempite di voci, di cartelli, di speranza. Le donne di Milano hanno trovato la forza di unirsi, di alzare la voce contro l'ingiustizia e la paura. Il suo coraggio nel parlare ha dato voce a chi non ne ha, incoraggiando altri a condividere le proprie storie e a chiedere un cambiamento. In ogni angolo della città, le donne hanno iniziato a raccontare le loro esperienze, trovando conforto e solidarietà in un abbraccio collettivo. La strada da percorrere può essere lunga, ma il cammino verso una Milano più sicura e più equa è iniziato. Ogni passo, ogni parola, ogni gesto conta. La città si sta trasformando, lentamente ma inesorabilmente, grazie alla determinazione di chi crede in un futuro migliore. E per questo abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Giulia. La sua iniziativa ha acceso una fiamma che continua a bruciare, alimentata dalla passione e dalla determinazione di tante donne. Il suo coraggio non sarà dimenticato. Ogni candela accesa, ogni sorriso, ogni gesto di solidarietà è un tributo al suo impegno. Giulia ha dimostrato che anche una sola voce può fare la differenza. E per questo, la sua eredità vivrà per sempre.